Ci sono state esplosioni nel pomeriggio a Milano e a Roma. La più grave è avvenuta a Milano, nel salone centrale della sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Gli anni 70 sono stati un periodo tumultuoso per la Repubblica Italiana. Secondo alcuni un decennio più lungo del normale, iniziato il 12 dicembre 1969 e terminato il 2 agosto 1980. Sono gli anni in cui il periodo di continua crescita economica si arresta definitivamente, in cui la guerra del Vietnam si esaurisce e le due superpotenze entrano in un clima di distensione. Ma in Italia, soprattutto, è il decennio degli anni di piombo. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiera aprì un po' la finestra e ad un tratto Pinelli cascò. Tutto parte dal 12 dicembre del 1969, quando, nell'orario di punta della Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, esplode una bomba. Bilancio, 17 morti e 88 feriti. L'attentato prima viene addossato sulle spalle degli anarchici Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli. Il secondo, durante un interrogatorio, cadrà da una finestra della questura di Milano, al tempo presieduta dal commissario Luigi Calabresi, che diventerà il nemico per le organizzazioni filoanarchiche e della sinistra extraparlamentare. Si dirà lo hanno suicidato. Successivamente si verrà a scoprire che in realtà la matrice dell'attentato è quella neofascista, riconducibile a personaggi legati all'organizzazione Ordine Nuovo, fondata dal politico missino Pino Rauti. Si tratta di personalità come Franco Freda e Giovanni Ventura. Altri attentati rilevanti di matrice neofascista saranno la strage del treno Italicus e la strage di Piazza della Loggia. State fermi! Compagni e amici, state fermi! Calma! Tuttavia, nel mondo della politica, gli anni 70 sono stati anche gli anni del compromesso storico, ovvero dell'avvicinamento tra il Partito Comunista Italiano, allora sotto la segreteria Berlinguer, il partito comunista più grande del mondo occidentale, e la Democrazia Cristiana, soprattutto sotto la personalità di Aldo Moro. L'evento che ha reso manifesta la necessità di questa insolita collaborazione è stato il golpe del generale Augusto Pinochet in Cile, avvenuto con la complicità degli americani l'11 settembre del 1973. Si tratta di un golpe che ha reso chiaro il fatto che la sinistra non sarebbe mai riuscita a giungere al potere senza i dovuti accordi. Il 1973 è anche l'anno in cui esce il film Amarcord di Federico Fellini. Amarcord di Federico Fellini è un viaggio incantevole attraverso la memoria e l'immaginazione, una celebrazione vibrante della vita di un piccolo paese italiano durante il regime fascista degli anni 30. Io credo che quando uno parla delle cose che conosce, parla di se stesso e parla della propria famiglia, del proprio paese, della neve, della pioggia, della prepotenza, della stupidità, dell'ignoranza, delle speranze, della fantasia, dei condizionamenti politici o religiosi. Quando uno parla delle cose della vita, quando uno ne parla con umiltà e soprattutto con un senso proporzionato delle cose, credo che faccia sempre un discorso che tutti possono capire, tutti possono far proprio. Il film racconta la storia di Titta, un giovane ragazzo che cresce in una comunità eccentrica e colorata, piena di personaggi stravaganti e situazioni surreali. La narrazione di Amarcord è ricca di episodi che catturano la magia e la follia della vita quotidiana nel piccolo borgo di Rimini. Mi fa così impressione a me, a te? Eh sì, anche a me. Muore l'inverno che muore, sai, e arriva la primavera. Tra le scene che più restano impresse ci sono le festività locali, le relazioni familiari complesse, gli incontri romantici e le situazioni comiche che si svolgono tra i personaggi. Fellini utilizza una narrazione non lineare e una serie di vignette per dipingere un ritratto vivido e coinvolgente di un'epoca e di una comunità che sembra sospesa nel tempo. Babbo! Babbo! Il Rex! Il Rex!
Dal punto di vista antropologico, Amarcord offre una visione affascinante e complessa del regime fascista. Fellini non si limita a dipingere il fascismo come un'entità politica distante, ma lo incorpora nella vita quotidiana della comunità. Attraverso gli occhi dei suoi personaggi, esplora il rapporto ambivalente che molte persone hanno avuto con il regime. Da un lato ci sono coloro che aderiscono ferventemente all'ideologia fascista, mentre dall'altro ci sono quelli che resistono in silenzio o cercano modi per eludere le restrizioni imposte dal regime. Se Mussolini va avanti così, io non lo so. Che cosa intendevi dire con quel "io non lo so"? Ma io non l'ho mica mai detto una cosa del genere. In linea di massima parlo solo del mio lavoro. Può darsi, ecco, avrò detto "io non so com'è la politica, non so come funziona", ma... Il regista riconosce le dimensioni complesse e spesso contraddittorie dell'esperienza sotto il fascismo, offrendo uno sguardo umanistico e compassionevole sui suoi personaggi. Amarcord non giudica né idealizza, ma piuttosto esplora le molteplici sfaccettature della vita in un'epoca di turbolenze politiche e sociali. In definitiva, Amarcord è un capolavoro cinematografico che mescola abilmente il fantastico con il realistico, offrendo uno sguardo intimo e coinvolgente sulla vita e sulla società italiana durante il periodo del fascismo. Con la sua visione antropologica e la sua maestria narrativa, Fellini ci regala un'opera d'arte senza tempo che continua a ispirare e affascinare il pubblico ancora oggi. Ma tu, dove sei, amore mio? Questo fa di Amarcord un film unico proprio perché si colloca quasi a metà degli anni 70, anni caratterizzati da tensioni politiche e sociali che muteranno radicalmente la politica italiana. Nella seconda metà degli anni 70, il terrorismo nero, con lo scioglimento di Ordine Nuovo, diminuì notevolmente. Cominciò invece il terrorismo rosso, sotto organizzazioni come Lotta Continua, Prima Linea, ma soprattutto le Brigate Rosse, i cui primi e principali esponenti sono stati Renato Curcio, Alberto Franceschini, Mara Cagol e Mario Moretti. Lo squillo di tromba, in questo senso, fu l'omicidio di Luigi Calabresi il 17 maggio 1972, a cui seguirono quello del magistrato Francesco Coco e, in risposta all'arresto dei membri del nucleo storico delle Brigate Rosse e all'uccisione di Mara Cagol, quelli dell'avvocato Fulvio Croce e del giornalista Carlo Casalegno, preludio a quello che è l'avvenimento più tragico degli anni 70. Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un comando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, il primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Non si sa se il quinto sia rimasto ferito e non si sa nemmeno se l'onorevole Moro sia rimasto ferito. Per cambiare il Parlamento, dire questo: adempiamo le ultime volontà del Presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Il rapimento e la morte di Aldo Moro, evento che pone fine al tentativo, iniziato nella prima metà degli anni 70, di avvicinare il Partito Comunista all'area della governabilità, proponendo un radicale cambiamento della politica italiana. C'è la seconda traversa a destra di Via delle Botteghe Oscure. Va bene? Sì. Lì c'è una Renault 4 rossa.